La qualità dei vini dell'Emilia-Romagna continua a crescere grazie allo stretto legame con il territorio e con le tradizioni enogastronomiche della regione Cucina d'Italia. Per conoscere i prodotti che da sempre sono sinonimo di eccellenza, il nostro itinerario prende avvio dall'area occidentale emiliana con una visita alla Cantina Chiarli di Modena. L'azienda è la più antica, vecchia, antica cantina vinicola dell'Emilia Romagna. Nasce nel 1860 quando mio bisnonno Cleto, che gestiva una trattoria all'interno della quale produceva il vino per la trattoria ma anche per altre trattorie del centro storico di Modena, decide nel 1860 di cessare l'attività di osteria e nei locali fare una vera e propria cantina. Lì ha inizio, diciamo, l'era del lambrusco moderno, tant'è che da quella data in poi la sua piccola azienda all'inizio si è sviluppata e progressivamente è arrivata ai giorni nostri. La nostra è una famiglia giunta oggi alla quinta generazione, un'azienda di proprietà della famiglia, ha un'importante azienda agricola nella quale produce una buona quantità di uve DOC che sono la base della qualità dei prodotti che noi produciamo. Vinitaly 2016 per Cantina Chiarli ha rappresentato anche un momento di encomio. L'azienda infatti ha ricevuto il premio enologico internazionale per il miglior vino frizzante. Si tratta del più importante riconoscimento enologico di portata internazionale conferito in Italia. Il riconoscimento è molto importante perché in occasione del 50° anniversario del Vinitaly è stato organizzato un concorso secondo le regole internazionali dei concorsi, con delle commissioni composte da professionisti, da sommelier, da enologi, ma anche da master of wine, che sono personaggi che hanno avuto dei riconoscimenti importanti. Le giurie sono state collaudate secondo uno schema internazionale e quindi il primo anno che il Vinitaly svolge un concorso di questo tipo. Noi come azienda, con il Lambrusco Grasparossa Villa Ciardini, abbiamo ottenuto il miglior punteggio nella categoria dei frizzanti e quindi la medaglia d'onore, diciamo, per la categoria. Teniamo presente che sono stati più di 2.400 campioni divisi in 6 categorie e appunto una di queste è stata vinta da noi. Ha vinto questa categoria un Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, DOC, che è uno dei 3 DOC del Lambrusco di qualità della famiglia del Lambrusco. È un vino coltivato, di cui uve sono coltivate nella provincia di Modena verso la zona collinare. È un vino ricco di colore, di profumi, di freschezza, di piacevolezze ed è reso ulteriormente piacevole dalla spuma e dall'aspetto vivace. Diciamo, questo vino di qualità, tant'è che ha ottenuto 92 punti, è un punteggio molto elevato, è disponibile anche in buone quantità, tanto che è presente presso la migliore grande distribuzione. Questo per noi è un motivo di grande vanto, perché produrre un vino in quantità abbondanti che è disponibile presso tutti i consumatori in quanto presente in grande distribuzione è un segnale di qualità complessiva dell'azienda. Un'azienda forte della propria storia che non smette di guardare lontano, con fiducia, al futuro. La missione verso il futuro sarebbe molto ovvio dire solito la qualità, la qualità, la qualità. La qualità è una, diciamo, pregiudiziale assoluta. Non può esserci un vino oggi che non sia di qualità. La missione che noi abbiamo è fare percepire i valori che stanno intorno al vino, che sono la territorialità, l'anima che deve avere un vino
l'autenticità del prodotto, che deve essere senza compromessi, deve essere così come nasce nel vigneto, e il consumatore deve percepire questi valori attraverso la qualità, ma la presentazione e la storia e la filosofia che la ditta ha il dovere, il produttore, di trasmettere. Sono valori importanti, senza i quali il vino italiano in generale, ma anche e soprattutto il Lambrusco, che è stato spesso misconosciuto, deve giocarsi questi valori e deve imporli. Questa è la missione dell'azienda. Siamo l'azienda più antica, con più storia, e non possiamo prescindere da questi concetti. E dall'Emilia scendiamo in direzione sud-est verso le dolci colline di Romagna per conoscere i profumi dei vini dell'azienda Morini, anagraficamente giovane ma anch'essa ben piazzata sul mercato della qualità. L'azienda è nata nel 1998, abbiamo 25 ettari di vigna su Auriolo dei Fichi a Faenza e per cui dal 1998 appunto produciamo vino con i vitigni classici romagnoli, albano e sangiovese e alcuni vitigni autoctoni che stiamo valorizzando, che sono il Centesimino e il Longanesi. Sono stato premiato con il premio Can Grande del Vin Italy per il primo anno, quest'anno dedicato ad Angelo Betti, che è il fondatore del Vin Italy, per l'impegno nella valorizzazione appunto di questi vitigni autoctoni e del Sangiovese di Romagna. Sangiovese di Romagna, che a differenza di quello toscano ha un sapore più morbido e fruttato, caratteristiche che incidono sull'eleganza stessa del prodotto, un altro importante tassello della ricchezza del Made in Italy, una qualità costruita passo dopo passo nella continua ricerca della perfezione. Diciamo che l'esperienza è fondamentale perché ti aiuta a capire un po' tante cose, perché diciamo non hai molto tempo per fare esperienza, perché la vendemmia viene una volta l'anno, per cui tu devi fare tesoro di tutte le vendemmie che hai fatto per cercare ogni vendemmia di migliorare con qualcosina per cercare poi di arrivare a un prodotto che è in base a quello che tu produttore cerchi. Il progetto è sempre quello di migliorarsi e cercare di valorizzare sempre di più questi vitigni autoctoni che sono presenti in Romagna, perché fanno parte della tradizione romagnola, fanno parte del territorio, fanno parte, per cui cercare di portarli sempre più alla conoscenza del grande pubblico. Ed infine viriamo decisamente verso nord, in direzione di un'area vitivinicola relativamente giovane, la Bassa Ferrarese, che ha saputo affermarsi in qualità di zona di produzione dei rinomati vini delle sabbie. Produttori che, facendo sistema, sono intenzionati a promuovere fortemente il marchio Fortana biologico. In questo 50° Vin Italy, il Consorzio dei Vini DOC del Bosco Liceo hanno presentato un progetto importante di joint venture tra due delle cantine più importanti del Bosco Liceo, l'azienda viticola Mattarelli e la cooperativa Giulio Bellini, quindi con marchio tenuta a Garusola, per il Fortana biologico. Dal prossimo anno tutti i vigneti della cooperativa Giulio Bellini, oltre 120 ettari, diventeranno biologici, e a quel momento partirà la produzione del Fortana biologico. La novità è che due importanti vinificatori hanno deciso insieme di costruire un marchio biologico e metterlo sul mercato. È un percorso che si completa e che prosegue, perché già oggi le nostre due aziende hanno cominciato un cammino comune. Un cammino comune che già oggi prevede pochissimo impiego di prodotti di sintesi chimica in cantina e in campagna. Nella scelta del biologico vogliamo dare un ulteriore e forte segnale nel cercare di produrre vini buoni da portare sulle tavole nei nostri consumatori in una scelta assoluta di qualità.